Ciao a tutti, buongiorno. Ci troviamo negli Emirati Arabi Uniti, più precisamente tra i monti di Jabal Hafit, una location decisamente particolare, un po' esotica, scelta da Ducati per presentarci lui, il nuovo Diavel V4. Ora rimanete con noi perché vi racconteremo prima com'è fatta, dopodiché come va la nuova Muscle Bike di Bologna. La rivoluzione del Diavel parte dall'estetica. Abbiamo linee più taglienti per la coda, linee che invece rimangono muscolose nel grosso serbatoio da 20 litri e nel frontale, con queste due prese d'aria voluminose. Abbiamo poi la particolarità delle luci full LED con la luce DRL che va a formare una doppia C, un motivo ripreso anche al posteriore con due matrici di LED praticamente annegate nella plastica del sottocoda. Posteriore dominato dall'immancabile gommone Pirelli, in questo caso un Diablo Rosso 3 da 240, montato su un cerchio da 8 pollici a 5 razze in alluminio pressofuso. Si evolve anche la ciclistica. Il telaio diventa un monoscocca in alluminio, materiale utilizzato anche per il forcellone monobraccio, mentre rimane in acciaio il telaietto reggisella. A sostenere il Diavel ci pensa una forcella con steli di ben 50 mm di diametro e un monoammortizzatore completamente regolabili in ogni funzione, mentre per frenarlo abbiamo l'ormai immancabile impianto Brembo con pinze stilema monoblocco ad attacco radiale che vanno a mordere dischi di ben 330 mm di diametro. Ciclistica alleggerita, motore più compatto, portano il peso del Diavel a 211 kg a secco, che diventano 236 in ordine di marcia, ben 13 kg in meno del Diavel 1260. E poi c'è lui, il protagonista assoluto, il V4 Gran Turismo, che dopo due generazioni sostituisce il bicilindrico testa stretta. 1158 cm3, 168 cavalli a 10.750 giri di potenza massima e 126 Nm di coppia a 7.500 giri sono i numeri di un motore che abbiamo già avuto modo di conoscere e direi anche di apprezzare sulla multistrada V4. A sottolineare poi la presenza del V4 ci pensa il nuovo impianto di scarico con quattro bocche d'uscita, grintoso sia nella forma che, come avrete modo poi di sentire, nella voce. Completissima come al solito l'elettronica, basata sull'impiego di una piattaforma inerziale a 6 assi, con i controlli che gestiscono tutte le fasi della guida collegati ai 4 riding mode che sono Sport, Touring, Urban e Wet per i fondi a scarsa aderenza. Ad ogni riding mode corrisponde poi un Power mode che definisce la risposta del gas e l'erogazione della potenza del V4. Immancabile poi il cambio elettronico quick shift bidirezionale, il cruise control e l'avviamento keyless. Tutti i parametri dell'elettronica sono poi visualizzabili sullo schermo TFT da 5 pollici a colori, schermo che può essere connesso allo smartphone ed è predisposto per la navigazione turn by turn. In sella al Diavel si sta comodi, ben inseriti nella moto e con una posizione di guida naturale. Manubrio largo e ora più vicino al pilota, pedane perpendicolari e seduta a soli 79 cm da terra lo rendono pronto ad ospitare piloti di ogni taglia. C'è poi il sistema che disattiva i cilindri posteriori sia durante le soste a motore acceso che durante la marcia ai bassi regimi, soluzione che, oltre a un risparmio nei consumi, fa di il calore emanato dal V4, aumentando ulteriormente il comfort di marcia, soprattutto nei mesi più caldi. Il V4 spinge forte a tutti i regimi, senza spaventare. Anche nei riding mode più conservativi è efficace e sempre gestibile. In modalità sport invece cambia carattere, l'erogazione è più pronta, ma comunque meno scorbutica di quella del V2, sempre lineare. Ai medi si fa davvero decisa e agli alti bisogna accucciarsi per sopportare l'allungo che lancia il Diavel a velocità proibite in un battito di ciglia, tenuto però a bada da un'elettronica che rasenta alla perfezione nella sua puntualità di intervento, poco invasiva soprattutto nella mappa più spinta, ma sempre presente e pronta ad intervenire se chiamata in causa. Bene anche il cambio quick shift, che non sbaglia un colpo, preciso e rapido sia in inserimento che in scalata.
Difficile da criticare anche l'impianto Brembo, in grado di fermare il Diavel con estrema decisione anche nelle staccate più cattive, dove basta la pressione decisa di due dita per avere tutta la potenza necessaria, con frenate sicure anche in curva grazie alla funzione cornering dell'ABS. Nessun effetto sorpresa invece per quanto riguarda le doti dinamiche della cruiser sportiva di Borgo Panigale, che ci hanno impressionato fin dalla prima serie, migliorate ora da una ciclistica rinnovata, più a punto e con quei 13 kg in meno sulla bilancia che rendono il Diavel ancora più reattivo, anche se il misto stretto continua a non essere il suo territorio, dovendo fare i conti con un interasse e una gomma posteriore con misure da cruiser. Sul veloce invece non smette di sorprendere. Grazie a una corretta distribuzione dei pesi e al baricentro basso, nei cambi di direzione è reattiva e pronta nella secondaria ai movimenti del pilota. In curva è precisa come una vera Nike sportiva, sempre stabile grazie alle sospensioni dalla tiratura non estrema, ma più incline ad affrontare le curve che il pavé cittadino. E l'unico limite in piega sono le pedane che strisciano sull'asfalto. Già dai concessionari della casa di Borgo Panigale, il Diavel V4 è disponibile in due colorazioni che corrispondono a due prezzi differenti. Ci vogliono infatti 26.390 euro per il classico rosso Ducati, prezzo che sale a 26.690 euro per il nero lucido Trilling Black. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace qua sotto, non dimenticate di seguirci sui nostri social e naturalmente sul nostro sito insella.it. Noi ci vediamo alla prossima novità. Ciao!